poteva essere un incontro che avesse un'apparente immagine politica, in realtà abbiamo incominciato a parlare di Dio, della fede, della nostra voglia di fare del bene, della nostra voglia di essere in qualche modo unite da un unico percorso di fede che ci ha portato a guardare oltre noi stessi, che ci ha portato e ha entrambe in qualche modo contribuito nella nostra vita ad arricchirci donando agli altri. Noi ci sentiamo ricchi ogni volta che doniamo qualcosa di noi agli altri, e la volontà, l'impegno, la nostra vita donata verso gli altri è sempre più importante, ha sempre un percorso più realizzato, no? Sapere che qualcuno si realizza attraverso te è qualcosa di meraviglioso per chi soprattutto crede tanto nella vita. Io ovviamente ho un'esperienza di vita importante, impegnata a realizzare i miei sogni, che ho fatto in modo fossero i sogni di tutti, perché se io ce la facevo allora ce la potevano fare anche gli altri. Tutti quelli che hanno detto ma sei non vedente, quindi non hai tutte queste alternative, tutte queste chance, io li ho ammutoliti in qualche modo e azzittiti, dimostrando che tutto si può fare nella vita quando c'è la volontà, l'impegno e quando c'è l'amore intorno a te, la serenità di una famiglia, di chi ti sostiene. E siccome la famiglia non basta più il papà e la mamma, perché sono anche loro in diritto di crearsi una loro identità e di poter vivere la loro vita insieme, un figlio disabile, o meglio, specialmente abile, come lo vediamo io e Daniela, deve essere comunque realizzato tanto quanto quegli altri non dotati. E quindi... all'arte nel cuore, e attraverso l'arte scoprire chi sei e come ti puoi realizzare e integrare, parola meravigliosa che noi vorremmo sostenere a Libero Simile, nei confronti e nella società. Ovviamente il mio sostegno qual è? È che io conosco tutte le vostre realtà, le conosco come sorella, perché sono comunque sorella di due fratelli disabili e con un ritardo cognitivo, mio fratello è autistico e mia sorella come me non vedente, e sono protagonista di una vita in quanto disabile, come dicono gli altri, ma io, perdonatemi, preferisco dire abilmente diversa dagli altri. E quindi nel mio modo di concepire la vita ho fatto in modo che la mia e quella delle persone che in qualche modo venivano in contatto con me fosse diversa. Volevo elargire la volontà in qualche modo di credere realmente in se stessi e avere la consapevolezza che tutto si può fare se lo si vuol fare. E io lo voglio fare insieme a Daniela. Io credo in lei perché lo ha dimostrato sulla sua pelle che tutto si può fare, e mi piace Annalisa perché la sento determinata, e poi perché veramente, cioè, voglio credere in qualcuno, io voglio credere in lei e in Massimo, indipendentemente da quale corrente hanno scelto politica, no, a me non interessa, perché torno a ripetere, non è. Io devo credere a qualcuno, cioè noi dobbiamo credere alle persone che vengono qui, ci mettono la faccia, che quando ci serve comunque sappiamo che possiamo. Annalisa, se andrà su, non è che poi non ci considererà più, lei continuerà a venire qui, sarà comunque la nostra testimonial. Voglio togliere dall'imbarazzo Daniela, perché capisco l'imbarazzo e il disagio nello spiegare queste cose, nel dover giustificare una bandiera piuttosto che un'altra. Noi non siamo una bandiera, noi siamo la vita, semplicemente questo, perlomeno io e Massimo siamo la vita. Quello che Daniela vuole in qualche modo giustificare, ma non si deve giustificare, lei non sta facendo una scelta, lei sta sostenendo un progetto di vita che io e Massimo in qualche modo vogliamo portare attraverso la politica, o meglio, la politica malsana a cui siamo stati abituati ci ha utilizzato, bene, adesso utilizziamolo lei e facciamolo in maniera tale che lei possa essere uno strumento nelle nostre mani, non noi, uno strumento nelle sue. Massimo, sei piccolo, ma ti facciamo parlare. Grazie. Tra due donne non è che è gratisciante, però se vuoi te la diamo. Poi io qui mi sento a casa, questo devo dirlo, e quando ci sono stati momenti difficili, ma anche momenti belli che abbiamo condiviso, da
dall'ultimo musical, dai momenti delle prove, dalle difficoltà, dai problemi della sede. L'abbiamo vissuto insieme, quindi qualche incontro di questo tipo ci siamo visti, però ci siamo visti sempre forse a volte di corsa, perché la nostra vita è sempre un po' questa, di corsa, non solo con le velocità di ciascuno, ma proprio per cercare di conciliare il lavoro, la famiglia, i problemi di ciascuno. E però, ripeto, stare a casa, avere questo senso di famiglia è la cosa più bella. È vero però, il discorso della politica c'è, non è che possiamo nascondercelo. E arrivano dei momenti in cui ci chiamano a tutti e ci chiedono soltanto. E noi ora in questo momento due parole le devo spiegare, non solo perché quello che riguarda me, perché il fatto che si chiama scelta civica è, appunto, è vicino a questo concetto. Cioè è una prima volta. Ripeto, noi non vogliamo parlare male, non abbiamo parlato male di nessuno, né vogliamo dire un voto contro. Noi diciamo, come ha detto anche Daniela, che vogliamo portare un'esperienza. Siccome siamo tutti molto delusi, molto diffidenti, quindi non c'è una separazione, non c'è nessuno da prendere in giro. Dobbiamo fare delle cose concrete, va bene? Per fare delle cose concrete in una città così difficile come Roma, dove però bisogna avere dei punti di riferimento. E questa è la cosa più importante. E allora un'esperienza come questa, che lo sapete voi e lo sa Daniela, come ci si deve arrabattare per cercare di mantenere tutto, di farla crescere, di farla conoscere, di dare un'opportunità vera. Abbiamo chiamato questo incontro sul discorso non di fare qualcosa per occupare del tempo, ma di fare qualcosa per sentirci e sentirvi realizzare, cioè per avere un'opportunità di lavoro. Che sembra una parola che oggi è un lusso. Annalisa, scusami Massimo, Annalisa e Massimo non è che hanno l'obiettivo di farci dare il finanziamentino per accontentarci, cioè quello che il programma di loro è quello di far valere questa struttura, l'arte nel cuore, come quello che è, cioè con tutti i diritti, quindi loro si, ovviamente andranno loro su, quindi ci sarà Annalisa, ci sarà Massimo, che faranno squadra per far sì che questa struttura possa essere riconosciuta per un discorso che facevo dell'attestato, delle cose, ma non solo, ma di creare più sedi per tutti quelli che hanno voglia di partecipare a questo progetto in tutta Italia, perché come diceva Annalisa, chi sta a Milano può venire al Latte nel Cuore a Roma. Voi lo sapete quanti ne abbiamo avuti di ragazzi che venivano da Firenze, dalla Sicilia, ogni volta no, uno stress. Io ho detto a loro, io vi chiedo solo una cosa, se sposate il progetto dell'Arte nel Cuore, io voglio che loro a fine percorso possano avere un diploma, un attestato riconosciuto per lavorare, e Annalisa vuole questo. Ma infatti dobbiamo vedere, questo è un paese, come sapete, fatto di molte leggi. Io per lavoro me ne occupo, quindi, ma non da politico, non l'ho mai fatta politica, questa, ripeto, è la mia prima volta ed è una scommessa. Probabilmente ed è un non la faremo rischio. Mai. E forse se lo chiedi di fartelo fare per favore, nessuno te lo farà, oppure, ripeto, qui si concepiscono solo i posti, le poltrone. Però questa volta c'è qualcosa di diverso nell'aria. Io capisco che la voglia di mandare a quel paese tutti, di fare uno sberletto, una pernacchia, è la cosa più facile. Come dire, ma questa Europa a che ci serve? Ci ha spremuto solo, ci crea problemi? Beh, però alcune cose, anche se non le si riescono a capire subito, perché sono anche un po' complicate, e diciamo la verità, anche qualcuno le ha volute tenere nascoste. Perché quando c'era un problema si diceva, ce lo chiede l'Europa, è colpa dell'Europa. Quando c'era qualcosa di positivo che si abbassavano i mutui delle case, perché c'è stato un periodo, grazie a Dio, in cui si erano abbassati i costi per avere i mutui delle case, e a quel punto nessuno ha detto che l'aveva fatto l'Europa, ognuno, ogni politico, ogni partito ha detto che era merito suo. È stata una situazione stranissima, perché io, ripeto, non ho nessun rapporto personale col presidente Monti, né mi dà lavoro né mi ha promesso nulla. Però come italiano, io da quando lui è stato chiamato, nel momento in cui nessuno dei politici italiani si voleva assumere la responsabilità di fare nulla rispetto all'estero, questo lo dobbiamo dire, perché c'è stato un momento veramente difficile e ancora è difficile, non è che è finita. No, posso utilizzare una metafora, perché poi parlare di politica, Massimo, è veramente difficile, e io a casa quando lo fanno cambio canale perché non c'è capito niente. Allora ho detto, bene, se devo parlare alla gente di una cosa che non so, è veramente difficile, posso parlare di vita perché ne so abbastanza, però ho detto, aspetta un attimo, tu sei una sportiva e lo sport è un linguaggio che appartiene a tutti, allora adesso vi spiego che cosa ho capito io di questa politica. Allora l'ho immaginata così, l'ho immaginata come se il nostro paese in questo momento fosse un atleta, lo chiamiamo Italia questo atleta.
primi 11 anni è stato allenato perché era un fortissimo atleta, un atleta d'élite, un grande potenziale, riconosciuto in tutto il mondo, ha vinto un sacco di medaglie. Però gli allenatori ovviamente si esaltano nei confronti di questo atleta perché è talmente forte e talmente ci vuole poco che l'hanno stra-allenato, super allenato, tanto da lesionarlo. Oggi ovviamente questo atleta è in assoluto infortunio. Chiamano un nuovo coach, chiamano un tecnico, perché ci vuole un tecnico per avere comunque la capacità di risollevare le sorti di un atleta infortunato, e hanno chiamato il coach Mario Monti. Cosa è successo? Che questo coach, questo allenatore, ha voluto una diagnosi, ha visto che l'infortunio era serio e che non poteva fare altro se non fermare l'atleta e fargli fare fisioterapia. E ragazzi, la fisioterapia è dolorosa, vuol dire che qualcuno, il fisioterapista mette le mani nel dolore e ti fa sentire dolore, non è un massaggino leggero quello che fa il fisioterapista, fa tanto male. E un atleta quando viene e gli dicono guarda devi fare fisioterapia, la prima cosa che pensa è ho un infortunio, non corro più, ho paura, non arriverò mai alle prossime Olimpiadi, mai più stringerò un oro nelle mani. Ma non è così, ci si deve affidare al fisioterapista, perché quando il fisioterapista è bravo, il fisioterapista ti rimette sulle tue gambe, non ti darà il doping per farti correre più veloce, non ti dirà bugie che tu sei bravo o sei in qualche modo non dolente, corri, corri, non ti preoccupare, cosa ti fa male? Il tendine di Achille? Ma vai, tanto è di Achille. No, il tendine è tuo. Quindi devi assolutamente avere la capacità di ritornare sulle tue gambe, affidarti al fisioterapista e non aver paura di quel dolore, perché quel dolore passa ed è il dolore che forma un atleta. Quindi è il dolore in questo momento che sta formando il nostro paese, ma io quell'oro ci credo e quindi dobbiamo arrivare lì alle Olimpiadi forti sulle nostre gambe per vincere e portare a casa l'oro. Non è giusto che i cittadini non possono scegliere le persone, non è giusto che devono mandare a casa le persone se vanno lì a rubare lo stipendio. Bisogna ridurre il numero dei parlamentari, bisogna ridurre le indennità e bisogna dare, se uno lavora, e noi vogliamo che ci siano persone che lavorino nella vita, non che vadano a prendere una poltrona per sistemarsi, e se lavorano vuol dire che dovranno avere lo stipendio pari a quello che prendevano prima e non altri privilegi, e quindi se stanno lì non devono lavorare e fare gli avvocati o altre cose per guadagnare due volte o tre volte. Questo non è giusto. Questo ci impegniamo, sono cose certo più politiche, ma a volte anche fare le regole come in casa e in famiglia. E se le cose non vanno bene, sia per il bilancio, per il portafoglio, ma sia un po' di disciplina e di ordine ci vuole, perché non è possibile che il primo che si alza la mattina in questo paese dice delle cose e fa delle promesse e poi non vengono mai mantenute. Questo la deve finire, ognuno deve dire se c'è una cosa che c'ha un costo, dove si prendono questi soldi, per quanto tempo e soprattutto, ripeto, dare questa speranza che non è un contentino. Cioè noi possiamo fare dei progetti proprio sulla scuola, la formazione, per il lavoro nel mondo della cultura, dello spettacolo. Anche perché questo... io posso dire una cosa, mio figlio dice sempre una cosa bellissima e permettetemi adesso, siamo in famiglia, quindi di parlare come parlerei ai miei familiari. Lui dice una cosa figa. Cioè lui dice, mamma, noi dobbiamo vivere come dicono i gormiti. E io gli ho detto, e come dicono i gormiti? Mamma, il segreto dei gormiti è restare uniti. Ed è vero. Allora, se noi facciamo una coalizione vera di vita, no? E ci uniamo tutti quanti nello stesso obiettivo e per lo stesso scopo, cosa succede? Che dobbiamo convincere la gente. Voi vi ricordate il cubo di Rubik? Quello tutto colorato? Ecco, quel cubo c'è chi in qualche modo pretende che una volta preso possesso di questo cubo tutti devono mettere a posto i rossi, i gialli, gialli e mettere a posto in maniera omogenea questo cubo, no? C'è chi ci metterà pochissimo, perché è abile in fare questo, c'è chi ci metterà un botto di tempo, ma c'è chi come noi lo vuole lasciare così. A noi ci piace variopinto, ma perché io sono più brava o meno brava di uno che lo mette a posto subito? Noi dobbiamo convincere la gente che ognuno di noi ha i nostri tempi, che ognuno di noi ha modo e modalità diverse per vivere la propria vita. Ciò non vuol dire che tu sei più normale di me. Aboliamo il concetto di normalità. Bravo. Questo paese è per tutti. Bravo.
Poi ti posso dire un'altra cosa? Vi assicuro, io non è che faccio un favore a qualcuno, io faccio un favore a mio figlio. Quindi faccio, mi impegno semplicemente perché lui possa un giorno dire: mamma, questo è il paese dove volevo vivere. Bravo.